320 paletti, 4 km di discese e 800 metri di dislivello. Sono questi i numeri del Super Slalom, ideato quasi 3 anni fa. Ideato dal campione alpino francese Julien Liseroux e dal pioniere di freestyle Julien Regnier. Ad aggiudicarsi il primo posto nello slalom più lungo al mondo è stato Clément Noël, 3 vittorie in Coppa del Mondo, con un tempo di 4 minuti, 31 secondi e 8 decimi. Tra le donne, la più veloce con 5.2.49 è stata Anne-Sophie Barthez, che ha annunciato il suo prossimo ritiro dalle piste. Arrivato alla sua terza edizione, il Super Slalom si svolge nella stazione sciistica di La Plagne, sul massiccio della Vanoise, ed è aperto ad amatori e professionisti. Altissimo anche il livello della gara principianti, alle prese con un percorso più impegnativo e una neve tra le più dure di sempre.